Ciao mister, buongiorno. A te e a voi. Riprendiamo dopo quella partita sfortunata, la debacle con il Sassuolo, che chiaramente non inclina minimamente l'ottimo, lo splendido cammino che ha fatto la squadra fin qua. Però sicuramente è un momento importante, perché andiamo a gestire forse per la prima volta dopo Venezia-Sampdoria dell'andata un momento un po' più difficile, una sconfitta un pochino più complicata. Quindi ti chiedo come avete vissuto questa settimana, come avete gestito anche mentalmente questo tipo di partita e di risultato in previsione di una gara non semplice come quella di domani. Beh, intanto non è stato un risultato sfortunato, è stato un risultato meritato, perché non siamo stati capaci di contrapporci a una squadra che andava meglio di noi, che ha fatto meglio di noi, e forse approfittando anche del fatto che noi non eravamo proprio i soliti. Direi poi che la partita si era rimessa abbastanza bene, nel senso che a cavallo del primo tempo dell'intervallo fino all'espulsione di Viti era una partita che era ancora aperta. Chiaramente con l'espulsione di Viti era una partita che è stata chiusa, però in linea generale noi l'abbiamo persa sotto ogni profilo quella gara, e quindi quando ti esprimi così è giusto perdere. E la valutazione che abbiamo fatto è stata questa, di un episodio che vogliamo metterci alle spalle, no? Come abbiamo fatto già altre volte, guardando avanti, mettendo ancora più attenzione, se per quanto è possibile, ma ti devo dire la verità che non ho visto disattenzioni né segnali negativi, però a volte trovi, come ho detto, squadre che fanno meglio di te e te magari non sei proprio nella condizione ideale, e quindi vanno accettate, ma vanno messe alle spalle, così come abbiamo fatto, e quindi abbiamo lavorato con la solida attenzione, cercando di migliorare quei passettini alla volta, e ci presentiamo a questa gara che ci ricorda una sconfitta partita in casa da questa squadra. È una squadra che gioca bene, che ha una bella fisionomia, particolarmente in casa, però noi l'abbiamo sofferta anche in casa nostra, e quindi bisogna fare molta attenzione. Crediamo di avere idee chiare, però sempre in sede di presentazione di gara, poi dopo bisogna vedere quando comincia, no? Come diciamo sempre. All'inizio del campionato Venezia-Empoli poteva essere definita uno scontro salvezza, ora la classifica dice altro, la possiamo ancora considerare come uno scontro salvezza oppure no, secondo te? Ma io non so voi, ma io non l'ho mai abbandonato il discorso salvezza, e me ne guardo bene da abbandonarlo, perché è sempre e deve essere chiarissimo che è il nostro obiettivo, che parte da una situazione vantaggiosa che ci siamo creati, che i ragazzi si sono creati, perché la classifica non ci ha regalata nessuno, forse ci manca anche qualcosa, io credo a essere oggettivi, però la classifica è lì e non è che ce l'hanno regalata, ma e c'è sempre il ma, va conquistata. Abbiamo seminato molto e si semina sempre in attesa del raccolto, ma il raccolto è sempre il solito. Ciao mister, te definisti dopo gara contro il Venezia la partita dell'Empoli una gara pastosa, no? Una gara magari anche poco produttiva. Ti chiedo cosa deve migliorare l'Empoli rispetto a quello che ha fatto vedere nella gara di andata. Ovviamente è passato tanto tempo e tanta acqua sotto i ponti, però secondo te qual è l'aspetto anche tattico magari che deve cambiare un po' l'Empoli? Anche l'aspetto tattico dobbiamo porre attenzione. Io ho fatto anche un po' di mea culpa, mi ricordo, alla fine di quella gara, perché qualcosina di più potevo fare anch'io. E quando l'ho fatto i buoi erano scappati. E quindi è passato talmente tanto tempo da quel periodo ad ora che è difficile fare una comparazione sui livelli raggiunti, sulle possibilità che abbiamo ora e quelle che avevamo al tempo. Non solo le possibilità, anche le convinzioni, ma insomma è tutto un insieme di
di situazioni che sono talmente diverse che io direi che è troppo lontano un paragone con quella gara, anche se naturalmente l'abbiamo studiata di nuovo, come abbiamo fatto una settimana successiva a quella gara, per avere ancora le idee più chiare, per quanto possibile. Senti, se non ci sono novità in positivo, magari ce lo dici adesso, ci dovrebbe essere un buco a sinistra in difesa, con Parisi e Marchizza out ambedue. Ti chiedo a chi pensi per andare lì, visto che comunque di ruolo, a parte Primavera, non c'è nessuno. E poi ti chiedo anche come sta Romagnoli, che insomma, ha avuto anche lui uno stop nelle ultime settimane. Romagnoli sta bene, si è allenato compiutamente gli ultimi 3 giorni, quindi fa parte del gruppo per tutti, in tutte le direzioni. E per quanto riguarda il ruolo, ora vediamo, abbiamo delle possibilità o attraverso le individualità o attraverso il sistema, vediamo, dobbiamo decidere. Beh, insomma, qualcosa abbiamo già deciso, però vediamo domani come ci presentiamo. Questo significa che potremmo giocare anche con la difesa a 3? È tutto aperto e quindi vediamo un po' che scelta ci conviene fare. Vediamo, domani, prima della gara, quando lo diremo ai ragazzi lo saprete anche voi. Quanto ti dà fastidio in questo momento non avere tutti a disposizione? Perché insomma è un momento delicato del campionato, si rientra un po' insomma nel vivo del campionato e immagino tu sia dispiaciuto non solo per il fatto che non tu possa avere tutti a disposizione, ma insomma poter lavorare anche con tutti durante la settimana. Molto, mi dispiace molto, ma come credo dispiace a qualsiasi che fa questo lavoro non avere a disposizione il maggior numero di calciatori possibile. Però mi dispiace perché poi c'è anche la partita infrasettimanale, una bella vetrina, ci creerà qualche problema, perché quando il numero è limitato, quando il numero è completo è una gioia poterli far partecipare tutti, quando il numero è limitato comincia a diventare, andare un pochino in sofferenza. E questo mi dispiace, anche perché poi sia per la classifica che sia per le soddisfazioni personali, essere al completo in una settimana che prevede 3 gare, al completo come rosa, io dico, e poterlo utilizzare come abbiamo fatto fino ad ora, è una cosa che ci piacerebbe molto, ma che vedremo se è possibile fare. Comunque sia, il numero minimo dei calciatori che devono disputare una gara l'avremo e quindi cercheremo di fare meglio possibile come abbiamo sempre fatto.